Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Sì ad un ticket sul pronto soccorso per chi ne abusa, perché, spiega il ministro della salute Beatrice Lorenzin, ospite di Corrado Formiglia a Piazza Pulita sulla 7, gli italiani lo fanno, ci vanno anche quando non serve e scatta poi l'emergenza. Cosa ne pensa? Sarebbe favorevole all'introduzione di un ticket per chi abusa del pronto soccorso oppure contrario? Secondo me no. Come mai? È un servizio essenziale e quindi deve essere garantito a prescindere dall'aspetto economico, e quindi diciamo, secondo me non è una cosa corretta, ovviamente. Certamente vanno prese anche delle precauzioni, però comunque secondo me aumentando forse la quantità di, anche di, cioè il numero di personale e anche l'organizzazione dei servizi che danno in un triage quando si è in ospedale, ovviamente, diciamo, quindi già comunque diciamo, ci sono già tante file, diciamo, ovviamente sul, cioè, quando si va al pronto soccorso, e secondo me comunque non andrebbe messo, ma andrebbe riorganizzato probabilmente. Quindi una riorganizzazione, ma non questo tipo di procedura. Questo tipo di ticket, ovviamente, perché sarebbe un altro balzello agli ulteriori che si paga, ormai il contribuente italiano paga, ecco. Per chi abusa sì. Favorevole. Durante l'ospitata al programma Piazza Pulita sulla 7, il ministro ha detto: ricordo ad esempio quando andai a sorpresa al Caldarelli di Napoli, mi dissero: ministro, oggi il pronto soccorso è vuoto, sta giocando il Napoli. La trovo un'uscita ingenerosa ed offensiva oppure no? No, offensiva no, dico forse la verità, insomma. Come mai dice che è la verità? Ma penso di sì, se non c'era nessuno e giocava il Napoli sarà per quello. Quindi lei pensa che comunque è una pratica diffusa quella di recarsi al pronto soccorso senza averne effettivamente bisogno? Sì, anche perché magari è più veloce fare le cose che non prenotare certe cose, via. Allora per fare le cose più veloci qualcuno approfitta così. E quindi giusto il ticket? Per chi approfitta sì, per gli altri no. Ma teoricamente è anche favorevole, poi bisogna capire qual è il criterio per decidere chi ne abusa e chi no, però teoricamente è vero. Addirittura il ministro ha specificato che una volta si è recato al Caldarelli di Napoli e in questo ospedale le dissero: ministro, oggi il pronto soccorso è vuoto perché sta giocando il Napoli. È un'affermazione offensiva oppure no? Ma non è offensiva, che ci siano casi di abuso, penso in questo come in tanti altri campi. Poi gli episodi eclatanti credo che siano nell'esperienza di ciascuno di noi. Ripeto, il punto è sempre individuare uno strumento che davvero aiuti e serva a capire qual è il reale abuso e non invece magari vada a colpire chi non aveva nessuna intenzione di abusare di un servizio. Che sicuramente è vero, in questo momento non è tra i più efficienti, ecco. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.